come dove ci siamo conosciuti. Aspetta, sto filmando. Sto filmando, voi andate. Racconta. Vai là assieme e ce lo racconti assieme, te. Come ci siamo conosciuti? Dai. Come vi siete conosciuti? Intervista doppia, eh. Io ero vedovo da 4 anni e allora, come prima, ho continuato frequentare il mio mestiere, era maestro di sci, oltre che il panettiere. Allora... A continuare a fare il panettiere mestiere? Sì. Quando eri vivo? Non c'era nessuno che prendeva a scuola. Quando eri vivo non sapevi neanche più come fare. Pochi clienti per come maestro. Quando eri vivo non sapevi più fare il panettiere. Oh, non ne conosco meno, non facevi più pane. Va bene. Io parlo che ho detto che anche prima. No, ma come ci siamo conosciuti? Sì. E l'occasione, il momento che vi siete conosciuti? Allora te rivedo. Il momento? Beh, ero al bar. E potevo preoccupare. Ero al bar perché c'era su il Gaspare, c'è ancora il... C'erano le belle donne con le calzoni bianchi, con le minigonne. Sì, quelle sì, c'erano. Quelle guardavi. E guardavo. Quelli che ti davano i tortellini. Dovevo sceglierne una. Dovevo scegliere. Finché ne arriva una. Ce n'era diversa. Io non l'ho vista. Guardavo verso il bar, giù seduta sul pavimento, ce n'era giù una con le gambe incrociate, e aveva detto col barista, se vedi qualcuno che va da quelle parti verso Campacci, di fiducia, verso Fideria, un passaggio. E allora così è successo. Io gli ho detto con Barry, con Jerry, gli ho detto faccio un taxi e torno. Torno. Poi gentile mi ha aperto la portiera del Citroen, un gran signore, io per ringraziarlo, scusi, è molto gentile, venga che le offro un caffè. Sì. E lui subito. Sì, volentieri. È salito con Dominio Pedretti dove abitavo io. Ma io capendo non sapevo fare. Non sapevo neanche perché. Neanche come si apriva la mano. Anche gli ho aperto un Ramazzotti e un Ramazzotti fa sempre bene. E infatti dopo, la bottiglia di Ramazzotti ha cominciato a incantarmi, non può stare in museo. Con le storie più diverse, stasera, come farà la mia droga di Beh, qui non entriamo nei dettagli. Mi ha incantato come serpente a suonargli alle 3 di notte. Mi ha fatto un bacio. E la Madonna! E io posso darmi del tu! E io non sapevo neanche come si chiamava. Per ricordarmi. Dopo il bacio. Per ricordarmi il nome. Lei c'aveva dentro nel suo lì dove c'era dentro, dove stavano a mangiare, a dormire e tutto, c'era un poster di Terence Hill. Di Terence Hill con scritto su grande come il poster, o di... Per ricordarmi il nome, ancora adesso devo pensarci. Bello, bravo Sandro, prova. Veniva qua. È l'allelo. Io che faccio per suonare? Pensa che chiamo di cosa? Questo che lo suonava un anziano di tre palle, c'è tutto. E io facevo il pastorello su qui dove andavo giù le piste. E mi passavano a piedi con la gerla e così, no? E questo corno qua si chiamava Tony e noi gli gridavamo Tony, sono il corno. Pensa che suonava il corno su il passo d'era giù in fondo al bosco, però non su il passo dove c'erano con le bestie pascolari, suonava il corno, lo sentivo fino giù a valle. Perché non c'era un minimo di rumore, non perché era bravo che suonava, non c'era un filo d'aria che disturbava. Viene pure l'abito. Allora, silenzio. Mio suocero
praticamente ai tempi quando si faceva l'amore, Giuseppe Motin era mio suocero. Quando si faceva l'amore si andava a letto con la camicia notte, come si trova la borsa per sciarpa, perché da qualche parte bisogna fare i bambini. Poi sua mamma, quando faceva i bambini, insomma lui era... Sei nato lì? L'undicesimo? No, sei il decimo di undicesimo, mi ricordavo, io non c'ero. Sì. E pensa poverina sua mamma qua. Io con che versi gridava, non poteva neanche gridare in questa casa, perché le altre bambine sentivano. Se no, giusto? No, ma i tempi pensavi cosa? Cioè veramente facevi l'amore ma con la massima, col massimo pudore, cioè non come vinto adesso. Si alza le mani. Tappo la bocca per fare. Io volevo rovinare. Stop me from shaking.